Da qualche anno a questa parte, per un fan di wrestling, dicembre ha un solo significato: sedie, scale e tavoli. Ammettiamolo, sotto sotto ogni appassionato conserva dentro di sé un certo sadismo, che sebbene con le ristrettezze della WWE attuale non può essere soddisfatto appieno, trova almeno un minimo assaggio di hardcore in questa occasione. Tanto da passare la notte in bianco pur di guardare tutto questo in diretta. Le violente premesse saranno dunque state rispettate? Scopriamolo andando a vedere cosa è successo questa notte a TLC. È stata senz'altro una partenza d'impatto quella del pay-per-view, con un match quasi lampo che ha incoronato Bray Wyatt e Randy Orton come nuovi campioni di coppia. Apprezzabile l'utilizzo delle musiche d'ingresso di entrambi i lottatori, a significare non un'annessione totale di Orton verso Wyatt, ma un sodalizio tra i due, una collaborazione. Più che un match vero e proprio, in realtà è stato un segmento lottato, ma è così che doveva essere, e così è stato portato in scena, rendendo ad avere lo status infinitamente superiore ai due nuovi campioni. Suscita interesse adesso la figura di Harper, che non solo si è beccato una gore per garantire la vittoria ai compagni, ma che ha anche scambiato un'occhiata sospetta con Orton a fine match, il quale insieme a Bray gli ha lasciato la cintura quasi a volerlo relegare al ruolo di servo sciocco più che a dargli l'onore di trasportare i trofei. Ah, e questa è stata una delle cose più fighe dell'intero pay-per-view. Ma in realtà non è da bocciare al 100% nemmeno l'incontro senza squalifiche tra Nikki Bella e Carmella. Certo non un capolavoro, non un match a 5 stelle, ma c'è da dire che è stata riscontrabile una certa voglia di fare bene, la voglia di coinvolgere il pubblico e l'intento a mostrare qualcosa di inusuale. Ok, forse questo era evitabile, così come anche la vittoria di Nikki, dato che una vittoria per Carmella l'avrebbe aiutata non poco, ma era lecito aspettarsi anche peggio. Completamente fuori luogo invece il promo post-match, con Carmella che dice di non essere stata lei ad attaccare Nikki nel backstage prima del loro match di Survivor Series, ma attenzione! Facendo una rivelazione sconvolgente e per niente prevedibile, rivela che è stata Natalia. E guarda un po' chi se lo aspettava. E non ha disatteso le premesse di certo il ladder match tra The Miz e Dolph Ziggler per il titolo intercontinentale. È incredibile come la separazione di roster abbia permesso a questi due di poter tirare fuori il meglio che potessero. Completamente spazzata via la paura di vedere cose viste e riviste dei loro precedenti match, l'incontro è stato sempre portato avanti ad un ritmo sostenuto, non ha mai annoiato, e sebbene gli spot non abbiano visto praticamente mai nulla di particolarmente innovativo, sono stati divertenti a vedersi. Oltretutto si è fatto veramente un bel racconto di come The Miz insistesse sulle gambe dell'avversario, di come Ziggler nonostante questo le avesse provate tutte, persino all'arrampicarsi sulla scala solo con le braccia, e di come in chiave storyline Miz abbia vinto semplicemente perché più determinato e perché più deciso a dimostrare di essere la vera attrazione di SmackDown. The Miz che, è interessante notare, ha vinto senza aiuti esterni, con dei colpi bassi è vero, ma permessi in quanto il match era senza squalifiche. Tutto sommato un discreto incontro anche tra Baron Corbin e Kalisto. Nel chairs match tutte le risorse sono state usate in maniera abbastanza buona, nonostante Corbin ancora non riesca a connettere con il pubblico e mantenga tutti i suoi match ad un ritmo oggettivamente spesso troppo basso. Deludente, invece, il match per il titolo femminile tra Alexa Bliss e Becky Lynch. Fa piacere senz'altro il traguardo raggiunto dalla prima, sicuramente migliorata moltissimo, ma l'incontro è stato lento, macchinoso e con pochi momenti veramente interessanti. Non è dato sapersi se la totale assenza di spot degni di nota sia da attribuirsi a loro o a chi con loro ha curato il match, però da parte loro è mancata l'interazione col pubblico, spesso disinteressatissimo. Un peccato, perché di certo le qualità non mancano. È stato poi il momento del main event. Ragazzi, che match! Cosa non hanno tirato fuori sti due? Cosa non si sono inventati? I punti di forza di entrambi sono stati espressi al massimo, con Ambrose caratterizzato dal temperamento che lo contraddistingue e AJ che... ragazzi, semplicemente AJ Styles. I momenti belli sono stati innumerevoli. Dal suplex sulle sedie, all'elbow drop, da una scala posta su un tavolo di commento su AJ che a sua volta era posto su un altro tavolo di commento. Dal moonsault DDT fuori ring, al 450 splash sul tavolo fuori ring del Phenomenal One, che tra l'altro ha lottato tutto il match con un evidente strappo sui pantaloni. E sì, adesso non dite che non vi aspettavate l'intervento di James Ellsworth. Anzi, riteniamoci fortunati del fatto che la sua presenza sia avvenuta solo nel momento finale e che la sua presenza non abbia compromesso lo spettacolo dato da un match che è stato una gioia per gli occhi. La stipulazione e il finale comunque proteggono Ambrose, sconfitto ma mai mostrato come inferiore all'avversario.
In generale possiamo dire che questo sia stato un buon pay per view, che ha mostrato delle buone cose, ma che, come è avvenuto anche con altri pay per view di SmackDown, alterna belle cose a momenti bui ed evidenti falle. Il main event comunque vale l'intero show e tutte le situazioni, partendo appunto dalla situazione attorno al titolo del mondo, finendo a Wyatt e Orton, portano non poca curiosità per le prossime puntate di SmackDown. Su cui non dimentichiamoci, nel prossimo periodo aleggia la presenza di quest'uomo. Per TLC è tutto. Il prossimo appuntamento è con il prossimo video di fine anno, ma invitandovi a guardare il nostro ultimo video di fine anno, vi diamo appuntamento alla prossima lista.